Sono Silvio Battistoni, faccio lo chef e la cucina è sempre stata parte della mia vita. Chef! Ciao Nilo, ben trovata! Grazie mille! Che piacere! Sono molto felice di essere qui, tra l'altro un posto stupendo! E anche noi di accoglierti, andiamo a vedere le cucine? Assolutamente! Prego! Grazie chef! Chef, cosa assaggio oggi? E in questo caso andiamo a preparare un risotto con un riso Carnaroli di ottima qualità che sarà affumicato, cotto con un brodo dashi, quindi un brodo che ha un tocco un po' orientale. Sarà terminato con una crema di limoni. Molto interessante. E una polvere di capperi di Pantelleria. E quel carciofo lì? Il carciofo ci servirà per dare un tocco al brodo di amarezza e di vegetale. Sono molto curiosa perché ci sono un sacco di ingredienti particolari, direi di partire. Perfetto, allora direi che la prima cosa è il brodo, dove andiamo proprio a mettere un pochettino di verdure. Abbiamo messo dello scalogno, della carota con un goccio di olio. Andiamo a mettere un gambo di finocchietto selvatico e andiamo a rosolare leggermente le verdure. Andiamo quindi a prendere anche una parte del carciofo. Il carciofo ci darà la parte vegetale, le verdure andiamo leggermente a tostarle per poi inserirle qua nell'acqua. Perfetto. E qua ci siamo. Una volta che ha cotto per circa un'oretta andiamo a mettere il katsuobushi, quindi siamo su una parte del tonno essiccata che viene fatto a lamelle finissime. Andiamo a inserirlo nel brodo e questo darà un particolare sapore anche abbastanza pronunciato, e dell'alga kombu. L'alga kombu anche lei viene usata semplicemente per infondere nel brodo quel sapore leggermente marino, che il brodo teniamo conto che ha già bollito e ha già cotto, quindi in questo caso è come se andassimo a creare una vera e propria infusione. Dopodiché andiamo alla parte del risotto che andiamo a cuocere. Metteremo un goccio appena appena di olio, un pizzico di fior di sale. La temperatura del riso è molto importante, quindi prima di bagnarlo deve prendere la giusta temperatura, ossia deve essere molto caldo, ma non deve neanche bruciare. A questo punto possiamo mettere un vino bianco profumato. Giusto, come vedete, appena mettiamo il vino è importante che evapori. Questo darà luogo alle parti alcoliche di evaporare, di non lasciare quella troppa acidità o amarezza nella parte finale di cottura. Una volta evaporato, andiamo a bagnare semplicemente il nostro risotto con il nostro brodo, che era già filtrato, ma noi andiamo a rifiltrarlo semplicemente per sicurezza. E a questo punto portiamo a cottura per 16 minuti. Quindi adesso dobbiamo portarlo a temperatura, a cottura giusta, per poi procedere alla mantecatura. Perfetto. Il risottino qui ha preso un po' del suo brodo. Qua è andato giustamente ad asciugarsi e andiamo a ribagnarlo. Perfetto. Anche qua è importante bagnarlo in modo equilibrato, quindi non troppo e poco alla volta. Perfetto. Qua siamo quasi ormai in finale di cottura. Per la mantecatura di un risotto le regole base sono quelle di avere un buon parmigiano. Noi usiamo un 40 mesi e un burro, in questo caso è un burro francese. Il burro deve essere freddo, è importante per la mantecatura. Poi metteremo un goccettino anche di aceto. In questo caso, avendo dato un tono orientale alla ricetta, l'aceto è un aceto di zenzero, quindi marinato con lo zenzero, che darà un ulteriore profumo. E poi io metto anche una lacrima di panna. Molti mi dicono, ma la panna nella cucina italiana, poi nel risotto, demonizzata. A me viene un po' da sorridere, perché un goccettino di panna nel risotto, siccome quando mettiamo del burro e del parmigiano, mettiamo comunque dei prodotti di latticini, quindi la panna non è nient'altro che una componente stessa del latte, ma mi fa un gioco di omogeneità nel riso che per me è particolare. Quindi nessuna obiezione a mettere un cucchiaino di panna in un risotto diminuendo la parte grassa del burro. In questo caso andiamo proprio alla finale della cottura ed è proprio in questo momento che metterò questa lacrima di panna,
che come vedete è un piccolo quantitativo e che viene compensato da una riduzione invece della quantità di burro. Qua, come vedete, la cottura è ultimata. A questo punto andiamo a togliere dal fuoco. Parmigiano 40 mesi. Andiamo a mettere il parmigiano. Anche qua bisogna dosare giusto, di non metterne troppo, perché essendo 40 mesi è molto molto profumato. Poi andiamo piano piano a mantecare e adesso mettiamo quel goccino di aceto che vi dicevo, proprio leggero, di zenzero, che dà un tocco di acidità al riso, e andiamo all'affumicatura. Intanto che mantecchiamo, andiamo a dare quel tocco di affumicato. Noi affumichiamo con un legno di faggio e ciliegio aromatizzati. In questo caso il riso si impregna di questa parte affumicata, che poi alla fine vedrete con il servizio anche a parte del brodo dashi, che ripulirà. Qua andiamo a mettere la crema di limoni, che abbiamo preparato anche questa in anticipo, perché sono circa 3 giorni di preparazione, dove il limone viene marinato con sale e zucchero, e poi viene preparata questa crema che è molto intrigante e darà un'acidità particolare al piatto. Ed eccoci, adesso andiamo a mettere il nostro riso sopra questa crema di limoni. Che spettacolo, chef! Ovviamente deve avere una mantecatura bella morbida, e qua andiamo a terminare con la polvere di capperi e poi l'ultima affumicatura. Polvere di capperi deve essere finissima, ovviamente profumatissima, e qua andiamo all'ultima parte dell'affumicatura, che sarà quella che dà l'ultima intensità, che come dicevo prima, tra il gioco dell'acidità del limone, il profumo della polvere di capperi e poi questa affumicatura, ecco che l'insieme crea un matrimonio di un'esplosione dei sapori che è molto intrigante. Io devo solamente assaggiarlo. Certo. Andiamo a tavola? Ed eccoci quindi con il risottino. Che bello, mamma mia! Polvere di capperi, limone e la cottura nel brodo d'aglio. Poi la parte del limone piano piano arriva, tanto che si mangia, c'è questo limone poi che darà l'acidità giusta. È proprio incredibile. Io ho un regalo per lei. Ah, le faccio vedere. Oh, eh sì. Che meraviglia. Questo è un gran bel coltello che entrerà a far parte della vede sua collezione. E lo si sente dal peso. Molto bello. Grazie. È un piacere. Per il pensiero. È grazie un piacere. Mille. Io spero a questo punto di venirla a trovare molto presto, la prossima estate, appena Milano fa troppo caldo, io prendo e scappo qui. Volentierissimo, e noi vi aspettiamo. E voglio assaggiare un'altra volta questo risotto, perché era troppo buono, quindi ne voglio un altro piatto. Grazie mille. Grazie, chef. Grazie a voi.